Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera, siamo qui nella sezione AIA, sala conferenze, per presentare il Centro Federale Territoriale di Castenaso in compagnia del coordinatore del settore giovanile scolastico dell'Emilia Romagna, nonché responsabile del Centro Federale Territoriale Massimiliano Rizzello, che appunto adesso ci introdurrà, ci spiegherà un progetto ambizioso che la Federcalcio ha fortemente voluto. Grazie Marco, buonasera a tutti. Il progetto che ha messo in campo la Federazione Italiana Gioco Calcio, in particolare il settore giovanile, è un progetto importante. È un progetto importante perché si focalizza sui giovani, sui cittadini del domani e mette in campo le migliori risorse, a partire dai migliori tecnici sul territorio che praticamente ogni lunedì verranno a dirigere gli allenamenti con i ragazzi di 12-13 anni, e in più ci saranno le ragazze under 15, perché la Federcalcio ci tiene molto anche al calcio femminile, ci punta molto, come ben sai. È un progetto socio-educativo perché si punterà molto sulla formazione del giovane calciatore, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista comportamentale, quindi ci sarà l'apporto anche del psicologi, nutrizionisti, medici, fisioterapisti. In più verranno fatti dei workshop a cicli, coinvolgendo anche i genitori. Progetto quindi ambizioso, che partirà ogni lunedì sul campo sintetico Negrini di Castenaso, il nuovo centro federale territoriale in Emilia Romagna, il primo, ci auguriamo, di una lunga serie. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera, bentrovati nuovamente dalla sala riunioni conferenze dell'AIA di Bologna. Questa sera verrà presentato il centro federale territoriale che avrà luogo a Castenaso della FIGG. Siamo in compagnia del responsabile tecnico Marcello Castellini, conosce benissimo chiaramente il territorio, è stato capitano di Bologna, calciatore professionista, adesso avrà un compito importante, insomma è ambizioso. Marcello, raccontaci questa esperienza che ti vedrà protagonista. Sì, finalmente partiamo, insomma già un pochino che stiamo organizzando tutte queste cose, il lavoro, la ricerca di questi ragazzi, le logistiche che chiaramente sono state anche di tantissime componenti di questo staff abbastanza numeroso. Finalmente lunedì partiamo, oggi c'è questa presentazione, un progetto secondo me molto importante, è un aiuto in più che noi diamo al calcio dilettantistico, cercare di affinare, di crescere noi come tecnici, i ragazzi come calciatori, che riescano a portarlo anche nella società, con la speranza che questa società ogni lunedì, perché questo di cui si tratterà il nostro lavoro di ogni lunedì, possono anche venire a Castenaso per poter vedere questa iniziativa, questi allenamenti, per poter crescere tutti insieme e per fare quello che insomma sono riusciti a fare in altre nazioni, riuscendo a cercare un qualcosa di importante, perché l'obiettivo nostro è quello di cercare di portare il dilettante, il ragazzo dilettante, perché tutti nasciamo da dilettanti, nessuno nasce da professionista nel calcio professionistico. La battuta finale, valorizzazione del calcio giovanile, valorizzazione del calcio giovanile femminile anche con l'under 15. Assolutamente, hai fatto benissimo a rimarcarlo, io chiaramente parlavo in generale e le ragazze fanno parte di questa nostra iniziativa in pianta stabile, alla stessa maniera noi non guardiamo assolutamente il sesso, sono ben felice, è la prima volta che mi capita di poter essere responsabile anche delle ragazze, ne ho ben piacere perché l'ho vista anche giocare, sono molto brave, è un mondo che si sta evolvendo in maniera positiva e ben vengano, siamo veramente molto felici. Ogni lunedì l'appuntamento quindi sarà al campo sportivo, centro sportivo Negrini, col nuovo manto sintetico a Castenaso, e grazie a voi, grazie a Marcello Castellini per la disponibilità. Grazie a voi. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.